Questo programma è offerto da Bagheria. Lomeo non è più sindaco. Passa la mozione di sfiducia. Dopo una lunga seduta alle 21.30, il Consiglio Comunale di Bagheria ha votato favorevolmente la sfiducia al sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo. 20 i voti favorevoli alla sfiducia, 6 i contrari, 4 gli assenti. La mozione è stata votata favorevolmente da Antonio Arena, Giovanni Amari, Rosario Giammanco, Pietro Aiello, Daniele Vella, Emanuele Tornatore, Antonino Maggiore, Gino Di Stefano, Mimmo Di Stefano, Domenico Prestigiacomo, Antonio Passerello, Maria Grazia Locascio, Maurizio Logalbo, Pietro Pagano, Francesco Currado, Filippo Maggiore, Angelo Puleo, Marco Sciortino e Pietro Di Quarto. Hanno votato contro la mozione Giacomo Raspante, Gaetano Dagati, Antonio Scaduto, Caterina Vigilia, Paolo Amoroso. Assenti alla votazione Antonio Chiello, Michele D'Amato, Antonio Prestigiacomo e Nino Lacorte. Io non so quello che è meglio per la città. L'assenza di una guida è comunque un danno. Il peggior sindaco è sicuramente migliore di qualsiasi commissario, ha detto il sindaco Lomeo prima di uscire dall'aula poco prima del voto. È una sconfitta per tutti. Voglio comunque ringraziare tutti voi consiglieri, anche se con alcune critiche si è scesi molto sul personale. Siamo qui tutti per fare politica con onestà e dedizione. Voglio ringraziare i collaboratori, in particolare l'assessore Mineo. Lomeo, dopo aver ringraziato anche il segretario generale e i dirigenti, ha lasciato l'aula prima del voto, stringendo la mano a tutti i consiglieri. Palermo, condanna per Mercadante. La Corte d'Appello di Palermo ha condannato a 10 anni e 8 mesi l'ex deputato regionale di Forza Italia Giovanni Mercadante, accusato di associazione mafiosa. La sentenza conferma ciò che è emerso dal primo grado, mentre in appello Mercadante venne assolto. Il radiologo 66enne, secondo l'accusa, sarebbe stato il medico di fiducia delle cosche, nonché uomo di punta dei boss nel mondo della politica. Sempre per l'accusa, infatti, l'ex parlamentare azzurro sarebbe stato pienamente inserito nel sodalizio criminoso. Brancaccio, furto di rame. Agenti della Polizia di Stato, appartenenti al commissariato di Brancaccio, hanno arrestato 4 malviventi responsabili con l'accusa di furto aggravato in concorso. Quello sventato dai poliziotti è stato un vero e proprio saccheggio in una struttura dismessa, in passato adibita a centro di smistamento postale. I 4 malviventi si erano creati un varco nella recinzione e da lì si erano intrufolati nella struttura in via Giuseppe Cirincione per fare razzia di tubi metallici e rame. La struttura non è nuova ad avvenimenti del genere. Già in passato le forze dell'ordine avevano avuto a che fare con reati simili, dato che la struttura versava in stato di abbandono ed era situata inoltre in una zona isolata. Questa la ricostruzione della polizia. I 4, alla vista dei poliziotti in borghese, li avevano scambiati per compagni d'arte in furti e li avevano pregati di attendere pazientemente il loro turno perché, tanto, di ferro e rame ce n'era a volontà. I 4, in seguito, sono stati bloccati dai poliziotti che hanno scoperto anche che nelle vicinanze vi era una motoape già parzialmente caricata di materiale ferroso. I 4 sono stati poi tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Palermo, rapinatore seriale beccato. Un uomo di 34 anni di Palermo è stato arrestato con l'accusa di rapine ai danni di più esercizi commerciali. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Palermo. Pare che il malvivente sia stato identificato a causa di un orecchino al sopracciglio che durante le rapine non avrebbe nascosto adeguatamente. Oltre al piercing, la polizia ha dichiarato che il 34enne avrebbe indossato gli stessi abiti durante le rapine di cui lo accusano. Sono state determinanti le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali che hanno subito i furti. Parliamo del punto vendita Bottega Verde di Corso Finocchiario Aprile, dove tra novembre e dicembre, armato di coltello e col volto parzialmente coperto, il rapinatore avrebbe portato via l'incasso per un ammontare complessivo di circa 700 euro. E il supermercato Fortè di via Ida Castelluccio, dove, dopo aver minacciato il cassiere, ha portato via l'incasso di circa 600 euro. I poliziotti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire gli abiti indossati nel corso delle rapine. Il rapinatore è stato poi portato al carcere Ulciardone. Bagheria.
denunciati gli autori dello sfregio alle anime sante. Nella mattinata del 20 marzo a Bagheria, i carabinieri della locale stazione, all'esito di attività investigative condotte in relazione al danneggiamento che tanto scalpore aveva suscitato tra la cittadinanza di numerosi fari dell'illuminazione delle piazze Cirincione e Vittorio Emanuele Orlando, hanno deferito in stato di libertà alla procura dei minori di Palermo i minori degli anni 18 B.S. e G.M.V. entrambi incensurati. I militari sono riusciti a ricostruire che i due, nella nottata del 15 marzo, insieme ad altri due minori degli anni 14, non denunciati perché non imputabili, servendosi di un mattone, avevano precedentemente divelto dalla pavimentazione stradale del centro storico, danneggiando 8 fari interrati in piazza Cirincione, proprio di fronte alla chiesa delle Anime Sante, ed altri 6 fari posizionati nella vicina piazza Vittorio Emanuele Orlando. Il danno totale ammonta a circa 2.000 euro. Sicilia. Blocco dei trasporti. A partire dalla mezzanotte di domani, 24 marzo, ci sarà lo stop per gli auto articolati. La protesta durerà all'incirca 5 giorni. Motivo chiave è la mancata erogazione delle risorse relative all'ecobonus. Si prevedono innumerevoli disagi. Lo stop riguarderà l'arrivo dei carburanti e dei generi alimentari nei supermercati. Il fermo dei servizi di autotrasporto in Sicilia si fermerà alle 24 del 28 marzo. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Sicilia reinserito rimborso viaggi ai deputati. Urrigo, uno appena, reintroduce il rimborso di biglietti in tariffa economica. Questo è ciò che ha approvato l'Assemblea regionale siciliana. Il cosiddetto bonus rimborso spese di viaggio è stato ritoccato del 50% per far rientrare, oltre ai costi dei biglietti aerei, navali e su rotaie, anche i costi dei taxi. Fino ad oggi ogni deputato aveva diritto ad un bonus forfettario di poco più di 10.000 euro per i viaggi in aereo, treno e nave. Per questo motivo, quando prima i politici erano in missione istituzionale ad essi, non venivano rimborsati i biglietti. A fine del 2012 sono scattati i primi tagli in ottica spending review e il bonus forfettario venne cancellato insieme ad altri contributi. Da allora, chi ha viaggiato ha pagato di tasca propria. Quindi, se prima per una trasferta a Roma si spendevano 542 euro, adesso la stessa costerà ben 755 euro. Palermo, la seconda circoscrizione ai PIP. Pulite le spiagge. Il Consiglio della Seconda Circoscrizione, presieduto da Antonio Tomaselli, ha votato, su richiesta del consigliere Giovanni Colletti e sottoscritta da tutti i consiglieri, una mozione dove si chiede agli impiegati PIP di procedere alla pulizia della costa sud. Il sindaco Leoluca Orlando è stato invitato, insieme all'assessorato regionale al territorio, ente responsabile di mantenere puliti gli arenili, a definire insieme al comune l'utilizzo degli stessi. Bagheria. Domenica divieto di transito e sosta in un tratto di via Palagonia. Con l'ordinanza numero 29 del 18 marzo 2013, l'ormai ex sindaco di Bagheria, Vincenzo Lomeo, ha disposto il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli nella giornata di domenica 23 marzo dalle ore 9 alle ore 18 in via Palagonia, nel tratto compreso tra via Derelitto e l'ingresso a Villa Palagonia. Tale divieto si rende necessario in occasione della 22esima giornata FAI di primavera, per la quale è previsto un notevole afflusso di persone che visiteranno i beni monumentali della città ed in particolare Villa Palagonia. In tal modo si potrà apprezzare meglio la nuova pavimentazione della riqualificata via Palagonia e l'Arco del Padre Eterno. Palermo, sport contro il cancro. Facciamo muro contro il cancro. È il tema della giornata di sport e legalità di domani 23 marzo al centro Don Orione. Dalle associazioni Football Club Antimafia e la Freccia di Abaris, in collaborazione con la LILT, sezione Palermo,
per celebrare la 13ª settimana della prevenzione oncologica. Il programma si dividerà in due momenti, uno dedicato ai giovani, l'altro agli over 30. A partire dalle 10.30, i ragazzi del liceo linguistico Ninni Cassarà e la squadra del GDS Don Orione disputeranno la prima partita. Alle 11.30 verrà offerto pane e olio, ricordando la virtù della dieta mediterranea. Seguirà l'incontro tra la squadra della Lilt e della Football Club Antimafia. Sarà inoltre presentata la collezione La donna e le città trasparenti di Angela Di Blasi, il cui progetto Rebag di ADB ispirato ai percorsi narrativi di Italo Calvino. Manufatti che si potranno trovare tutte le mattine dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 del martedì. E durante il torneo di Burraco in programma venerdì 27 al Circolo Sottufficiali di Palermo. Il ricavato della loro vendita aiuterà ad acquistare gli strumenti utili nella lotta all'obesità. La manifestazione, aperta al pubblico, è totalmente gratuita in conclusione della settimana della prevenzione oncologica. Alla sua realizzazione contribuiscono diverse associazioni. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Aspra, secondo trofeo del mare. Anna Carmela Incerti sarà la madrina della manifestazione. Anna Incerti sarà presente domenica ad Aspra per la seconda edizione 2014 del trofeo del mare, corsa podistica organizzata dalla Polisportiva Atletica. La maratoneta bagherese, campionessa europea in carica di maratona, allenata da Tommaso Ticali, sarà la madrina dell'evento. Una presenza importante di una siciliana che sta ottenendo risultati prestigiosi. Nobilita dunque la corsa che vedrà il via domenica alle ore 10, ad Aspra, frazione di Bagheria. La gara è inserita nel Grand Prix Sicilia e sarà sicuramente combattuta come lo scorso anno, che ha visto la vittoria di Vincenzo Agnello a livello maschile e di Claudia Finelli a livello femminile. Sarà una mattinata di sport e di festa che coinvolgerà e divertirà il pubblico. Tutto pronto dunque per la gara di domenica, mentre si pensa già alla prossima edizione che coinvolgerà tutta la cittadinanza. Infatti nella terza edizione ci sarà una stracittadina. La gara podistica su strada di 10 km avrà come punto di arrivo e partenza il lungomare di Aspra. Sport Palermo sfida l'Adriatico contro il Pescara. Il Palermo, oggi alle 15, sfiderà in trasferta il Pescara di Serse Cosmi, cercando di continuare la striscia positiva e allungando sempre di più la distanza dall'Empoli, eterna seconda. Iachini ritrova tra i convocati Abel Hernandez, ancora out per Di Gennaro e Morganella, arbitra Riccardo Pinzani di Empoli. Questo programma è stato offerto da
Il nostro direttore Antonio Sanò augura a tutti voi una buona domenica. Previsioni per il 23 marzo 2014. Ciclone Artemide sconvolge l'Italia. Piogge, temporali diffusi al nord, forti al nord-est, temporali su Lazio e Toscana, peggiora anche al sud. Ecco il dettaglio: regioni settentrionali sotto la pioggia e temporali diffusi, specie al nord-est. Sarà più asciutta l'Emilia Romagna, dove non mancheranno anche delle schiarite. Neve abbondante sulle Alpi. Al centro piogge temporali diffusi sulla Toscana, sul Lazio, precipitazioni deboli sulla Sardegna e locali sulle Marche, qui con delle schiarite anche. Più asciutto l'Abruzzo, il Molise. Al sud il tempo risulterà ancora molto buono, con cielo poco nuvoloso, ma dal pomeriggio in serata aumentano le nubi su Campania e Calabria, con piogge anche temporali, fenomeni deboli anche sulla Sicilia occidentale, parzialmente nuvoloso altrove. E la neve cadrà abbondante e copiosa sulle Alpi, a quote superiori ai 600-900 metri, in Appennino sopra i 1000-1200 metri, venti che soffiano da sud in Adriatico, forti o molto forti occidentali sul Tirreno, minime pressoché stazionarie su tutta la penisola, con valori compresi tra i 7 e i 12 gradi. Di giorno farà molto fresco al nord, con 11-13 gradi, fino a 16 gradi invece al centro e 19-21 gradi al sud. Amici, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Io vi auguro nuovamente una buona domenica, anche se in compagnia di Artemide, che abbiamo visto non è proprio una buona compagnia neanche da frequentare, e vi invito a visitare soprattutto per ulteriori dettagli il nostro sito ilmeteo.it. Arrivederci.